Ciao e bentornati ragazzi. Allora, come avete potuto leggere dal titolo, questa è stata una challenge bellissima. Secondo me la dovete provare a fare tutti, sia online che offline. È una gara con voi stessi. Devi leggere 4 libri in un mese, quindi uno a settimana. Sai che hai un termine e questo termine ti porta a dedicare del tempo che probabilmente non dedicheresti in altre circostanze alla lettura. Il primo libro che ho letto è stato Lanterne Rosse. Comunque ho registrato delle clip in cui appunto vi parlo del libro. È stata la settimana sicuramente quella più produttiva, era la prima settimana o ero in ferie, quindi la prima settimana di settembre. Sono riuscita quindi a portare a termine, a concludere la settimana, anche perché Lanterne Rosse è un libricino mignon di 94 pagine. Comunque, nella clip vedete tutta la settimana come è andata. Sì, sono su un brevissimo volo di Madrid e volevo approfittare di leggere qualche pagina di Lanterne Rosse. Non mi era piaciuto subito e quindi l'avevo un attimino abbandonato. Secondo volo. Non credo che sia ottimale leggere in volo, mi sono svegliati molto molto presto, quindi ho letto, ma fondamentalmente ho dormito. Adesso siamo partiti da 1:20, il viaggio dura 5:26, stiamo andando a New York e proviamo a vedere se riesco a finire. L'unica cosa è che sono stanchissima, cioè issima, e leggere più essere stanchi non è la cosa migliore, tant'è vero che prima mi sono addormentata, poi è passata l'hostess per farci mangiare, ma vi giuro avrei dormito forse altre ore. Allora, eccomi qua, mancano una trentina di minuti per atterrare a New York. Allora vi dico la verità ragazzi, ho dormito molto, cioè molto, insomma mi sono fatta una svariate pennichelle. L'unica cosa che questo libro, cioè mi sono ricordata del perché lo avevo un attimino accantonato, perché ragazzi è un susseguirsi di nomi, di vicende che sinceramente non sono neanche tanto interessanti quanto vogliono farlo immaginare, però non mi tiene attaccata alle pagine. Cioè lo sto leggendo perché è una challenge e chiaramente voglio poi finire di leggerlo, quindi probabilmente al viaggio di ritorno finirò di leggere il libro. Ed è stato poi tratto il film omonimo, appunto Lanterne Rosse. Molti di voi mi avevano detto che è sicuramente molto molto più bello, è uno dei casi rari in cui è molto più bello il film che il libro, del libro, e non avevo dubbi. Non mi fa impazzire. Ore 7:15, questa è la visuale del nostro hotel World Trade Center. Causa jet lag ci siamo svegliati questa mattina alle 4 e ho letto qualche paginina, ma proprio ina. Bene, è iniziata quindi la seconda settimana. Ragazzi, sono passate 3 settimane e solamente oggi, proprio oggi, che è il 30 di settembre, ho finito di leggere Prezzemolo e Cilantro. Ci sono stati un po' di incidenti di percorso, ma tutti incidenti positivi, nel senso che ho cambiato lavoro nell'arco della quindi seconda settimana e ho viaggiato, sono stata in Abruzzo, poi sono tornata al lavoro, ho cambiato lavoro praticamente il secondo giorno di rientro dalle ferie, inaspettatamente, e di conseguenza la mia vita è completamente cambiata. Per una settimana quasi e mezza sono stata senza, 2 settimane sono stata senza leggere il libro e vi giuro mi mancava, ma per questo libro, perché mi è piaciuto tantissimo, cioè non vi posso spiegare quanto mi è piaciuto Prezzemolo e Cilantro. Mi ha dato molti input, mi sono iscritta ad esempio a di Pilates,
perché nella zona non ho trovato yoga, ma qui c'è una delle ragazze che fa yoga e mi ha stimolato, ho detto però dovrei iniziare anche io. Si parla del cambio di vita, quindi dall'Italia spostarsi in un altro paese, e proprio il giorno in cui ho detto io devo cambiare la mia vita, dare una sferzata di aria fresca, il giorno in cui l'ho detto, il giorno in cui ho ricevuto la chiamata, insomma ho cambiato lavoro, quindi questo libro me lo porterò sempre nel cuore. Ciao ragazzi, scusate la versione by night, sono a letto, sono Chieti, questa è la seconda settimana della challenge, ho finito Lanterne Rosse in 8 giorni, invece adesso ho iniziato Prezzemolo e Cilantro, parla di un argomento che a me piace, ovvero storie di donne italiane in Cina, quindi di tutte le expat, quindi chi magari ha seguito i propri mariti che per lavoro si sono dovuti trasferire in Cina, e quindi come si sono trovate queste donne. Alcune si sono trovate bene, altre male, altre sono rimaste, altre sono andate via, insomma tante storie. Infatti il libro è suddiviso in storie. In alcuni punti mi sono anche commossa, quindi niente, molto bello. Vedo un pochino stasera, anche se sono stanca perché sono arrivata oggi, e vi dico la verità che c'ho ancora un po' il fuso di New York. Allora ragazzi, sono passati 2 giorni dall'ultimo video, dall'ultimo spezzone, e io non mi sono mossa di una pagina, non ho... Non lo so, oggi riparto, torno all'altra base, al nord, domani ricomincio a lavorare, e pensavo che in questa settimana riuscivo a finire la parte, insomma questa qui, questa più cospicua del libro. Ma è un libro che mi fa... Allora, a parte che proprio psicologicamente, fisicamente, sono stata proprio completamente down in questa settimana, perché mi sono dovuta riprendere un attimino da New York a causa anche di quel big progetto gigante che forse ho concluso, sto andando un attimino in decompressione, e insomma anche a New York ho dovuto lavorarci su questo progetto, e con delle scadenze minime, ragazzi non ne posso più, quindi ho dormito in pratica sempre quando sono venuta qui a Chieti. Anyway, questo libro mi dà anche molto da fare, perché parla probabilmente di un argomento, tocca un nervo molto scoperto, metto in discussione la mia vita, metto in discussione le mie cose, la mia quotidianità, cosa voglio nella vita, qual è il mio ruolo nel mondo. Una cosa stranissima, probabilmente voi lo leggete e non vi dà questa sensazione, anzi vi fa scoprire un mondo che non conoscete, cioè questo delle persone, delle donne che vanno dall'altra parte del mondo per lavoro, e che cosa pensano, che cosa vogliono. Io non lo so, la sto vivendo così, ma avrò 3 ore e mezzo di treno, prometto, vi prometto e mi prometto soprattutto che leggerò almeno 15 pagine, vediamo dopo se l'ho fatto oppure no. Ciao ragazzi, allora scusate la faccia, ma è tardissimo, siamo entrati nella quarta settimana e io non ho ancora finito il libro della seconda settimana. Per i curiosi, sono lavoro a scuola, sapete insomma che il mio obiettivo era lavorare nell'ambito scolastico, e finalmente si sono mosse alcune graduatorie. Quella settimana l'ho passata completamente con la testa dentro un frullatore, potete immaginare. Questa settimana è iniziata invece che sto lavorando su quel progetto di cui vi parlavo, e dentro questa settimana lo devo, siccome ci sono delle cose da mettere nuovamente a punto, sto lavorando sul progetto. So che è notte, ma è buongiorno, perché sono le 6:30 e sto prendendo l'autobus per andare al lavoro. Ma oggi inizia la nuova sessione di lettura, e con il nuovo libro che è la graphic novel. Quindi sono
carica e adesso sull'autobus inizierò a leggerlo. Allora, come libro, sì, l'ho letto, in realtà poi non sono riuscita a finirlo ieri, però oggi è il 3 di ottobre, ieri era il 2, e mi ho impiegato in realtà 2 ore, 3 ore a leggerlo. È estremamente scorrevole, sono belle le storie, tratta matematica che probabilmente, ecco, può risultare ai nostri occhi occidentali un po' particolare, perché si parla anche un po' della reincarnazione, che comunque nella cultura cinese è contemplata. Mi è piaciuto specie i due ultimi capitoli, e quindi di conseguenza bello. Finisco il mio bubble tea, volo a casa e non vedo l'ora di iniziare il prossimo libro. L'autrice non è cinese ma è coreana, questa è l'unica cosa che so. E oh, che bello! Ciao, buongiorno. Della graphic novel, è molto interessante, più che altro perché parla appunto delle donne che sono state catturate e sfruttate dall'esercito giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale, e molte cose io non le conoscevo, tanti dettagli veramente agghiaccianti. È circa passata una mezz'oretta da quando ho registrato il video di prima, quello che avete visto 3 secondi fa praticamente. E se non avessi questa challenge da fare, comunque da proporvi, non starei sicuramente qui, seduta su una panchina, a leggere la graphic novel. E invece me la sto proprio godendo, tra un'oretta inizio lezione e bellissimo, mi sto prendendo questo raggio di sola. Davvero, questa è una challenge che ti cambia anche la giornata in tutti i sensi. Ti riempie di nozioni e ti fa fare cose che non faresti nella normalità. È pomeriggio, sono le 4 di pomeriggio, sono ancora a scuola, che oggi abbiamo riunione e tra mezz'ora infatti devo fare la riunione della mia classe, però mi trovo a metà libro. In pratica ho letto tantissimo tutta oggi e sono infatti molto soddisfatta. Io credo che in mezz'ora riesco ad andare ancora avanti e concluderò questa graphic novel, la concluderò nell'arco insomma di ormai, insomma alla fine della settimana. Oggi è martedì, la fine della settimana sicuramente l'ho concluso, visto che immagino. Buongiorno, allora, proprio questa mattina in autobus ho finito la graphic novel e vi devo dire che è stupenda, nel senso che non parla solamente di una questione tristemente nota nel mondo orientale, ovvero coreano e cinese, ma parla dello sfruttamento sessuale che purtroppo tantissime donne tutt'oggi, tuttora vivono. Quindi in realtà è una tematica comunque ancora molto presente e mi ha fatto veramente riflettere tanto, e quindi un romanzo che mi ha molto toccato, è molto emozionante, molto crudo. Io vi saluto e monto il video finalmente. Tupumbi.